Cinema. Io non posso sopportare
pranzo. Va, 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 la. Ma mi sento, te lo so, ma non lo so. Mi scusi, non lo dico niente, mi sai dire che mi sciamò. Sta mani da me buttano, 30 grammi di solfano. Sei comune, sei villano, sei capone. Prima faccio balcone per venirti a salutare. E tu amasci, vieni a me, non basta sempre di avuto. Oh, io non posso sopportare queste due volgarità. Pascazzo, villazzo, va, 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 là. Accettai, però mentre cominciai a scuotere la coscienza, mi accorsi in un pompiere che non mi duava due a quella. Come scopi bene, mi ricetta. Vuoi venire a scopare a casa mia? Ti capito subito che volevo riuscire, non mi facette ripetere la seconda volta. E quando quando c'è venire? Stasera, l'ho ascoltato. Ti porto prima a cena e poi a casa mia. Pompi, stai appicciando tutto il fuoco in guerra. Eis, non ti preoccupare, stasera ce ne hai zia tossuto. Dopo lo spettacolo, e andiamo a cena, io mi preparai da quando, andiamo a cena, un bello ristorante. In verità, aspettavo una cena afrodisiaca. Che sacce, ostriche, champagne. Invece mio per pompiere ordinò su pesce fritto, un rugliello capo marò e 2 litri di graniato. E vabbè, e mentre stavo qua, mi sussurrò, Lilli, tengo fuoco in cuore. E mi facevo, una litata in faccia, che ancora mi bruciavecci. Comunque, lasciamo stare, dopo cena, di corso a casa sua, dove subito mi misi libertà. E mettendo indossando un baby doll trasparente e mozzafiato, che per combinazione avevo portato con me. Appena che presentai a lui tutta sensuale, mi disse, guardate, sono detto casco l'ordinanza proprio. E mi disse, ci scende in un momento, piglio l'autopompa. Tu appena siete a sirene, appicci che la paglia di San Goppo l'avanzava alla fine. Ah, comunque, ti rubi, ci capite, un momento che te ne vai. No, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare, fai come ti ho detto io. E vabbè, cioè, ti posso avrà le sue ragioni. Vabbè, e facendo come ci hai visto.
come sono detta la sirena, a picciare sta vaglia. Isso subito le corso che ti ascava la faccia lungo. Sai, mi è piaciuto fino all'ultimo scalino, spugnare la lastra per trasini. Ma te tu vero suolto, io ti abbascio. E si scherzai una cosa. Ma veramente un poco pigliavo bene, ma no, che come faccio? Mi vedi abilita. Per fortuna passai la camionetta dei bombieri, e subito scutai nel fuoco, mi misero in salvo. E mi son detto al comandante della ricerca, e non andavo per me a picciare a casa ogni volta che tenti di avere un approccio a me. Era recidivo la vita, eppure stavolta sono chiusa a bacano. E no, tu mi ha passato carità, mi ha papà, mi ha papà, si derite, stazzi, 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 mi ha papà. Bravo Francesco! Come hai detto, non tocchi a quest'altro tasto? Se c'è giusto lo studente che sta in vetta, quel ragazzo che ti stima e ti rispetta, non ci viene in casa quando ci sei tu. L'altro giorno mi ha portato due cappelli ed un vestito, tu sta roba malena, e perciò non mi asciugò. E no, tu mi ha passato la carità, mia papà, si deride, sta così, sta così, sta così, sta così, sta mia papà. Ah! Che mi importa che la gente che vede questo va dicendo che io sono una stroppona? Tu e loro vi dovete far capace che una donna ha quel che vuole, quello ha. Mo che siamo fidanzati, ti derite tutto posto, quando poi saremo sposi, non derite niente più. No, tu mi appassi la carità, mia papà, si derite, sta così, da stazzi, da stazzi, da stazzi, da mia papà. Ah, no, tu mi appassi la carità, mia papà.
Povera Eugenia la cercò in tutti i conventi del regno, ma non la trovò. Passarono molti anni, non molti in verità, perché lei è morta giovane, non aveva neanche 40 anni, e si ritirò, abbandonò, il marito fu chiamato in Spagna per motivi politici, di successioni, di guerre, lei rimase sola qui, sto cercando di andare un po' in fretta, lei rimase sola qui, quindi si spensero le luci, finirono le feste, gli spettacoli, la bella vita, i lussi, i gioielli, e si ritirò in un luogo detto della Pietra Bianca, sul Miglio d'Oro, il Sercolano Portici, si ritirò lì, ed era anche incinta, però perse il bambino lì, si ammalò gravemente e morì. Perché se ne andò? Questa è una domanda che mi faccio io e penso che andando via il marito aveva murato la poverina, l'amante l'aveva perduta. L'amante l'aveva perduta. Penso che è una leggenda, dovremmo scavare un po'. E comunque, forse penso io, rimasta sola, aveva perso tutto, marito, amante, amici, forse aveva paura di rimanere qui, certo. Con quello che aveva, quel fantasma e il rimorso, la colpa. Se ne andò a Portici. Se ne andò a Portici, però come si dice a Napoli? Lo sapete? Verso Ercolano e Portici. Io vorrei andare a vedere questa Pietra Bianca dove c'è questo... Ah sì? E allora lei, le do l'incarico, se le fa piacere di informarsi. Se c'è un palazzo Caraffa. Okay. Palazzo di Caraffa. E secondo me sta laggiù a Granatella. A Granatella. Sì. Perché ci sono dei castelli. Certo, perché lei, visto che era amante del mare, voleva stare al mare. No, dove sarà proprio lì. Questa Pietra Bianca. Bella ambrasciata. Ma ci ha buttato dopo un giardino. Postizia di una senza le gatta. Sì, sì. Madonna, ti amo tu.
carne e quando stanno bello la dica sti caffè, ma io cave la stella e ogni caffè è sciatta solo con una rosella la faccia consola. Chi la miglia da francese, chi la miglia da spagnolo, ma se fanno un ottimo e tanto fatti la chi, chi la miglia da francese, chi la miglia da spagnolo. Come on, come on, come on.
e tu li avizza, 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 gamma la tappa, avizza e vieni tu. Non ti scordare, prima.
accompagnami. A chi aspetti? Ti togli il pensiero. Io conosco uno molto bravo. Senza lui, cammanana, cammanana, arrivare in nuovo vicolo mio. Annanza all'altarina della Madonna del Rosso. L'affrontai così. Caggia fa! Tu sai tutto. Sai pure perché mi trovi dopo peccato. Caggia fa! Da essa zitta io, non rispondeva. Ah, così fai, vabbè. Chi non parla e chi la gente ti crede. Sto parlando con te. Rispondi. E figlio, so figlio. Ma c'è l'aria. Ti ho detto ferma così. Forse si mautava, ma ti ha visto e capito la mia voce. A coppa una casa con il balcone aperto. Rovi la presa, a coppa una finestra. Ma poi pensai, perché proprio a questo momento? E che lo sa la gente dei fatti miei? È stata essa allora. È stata una donna. Se ho visto affrontata tu per tu, mi ha voluto parlare. Ma allora, a una donna può parlare se sei venuto. E quando mi hanno detto, chi toglie il pensiero? È stato pure il suo marito, come mettere a roba. E non so se si fu io. O a Maronna del Rosa. La facetta che cava così. E figlio, so figlio. E giurai. Thank you.
mamma, non può c'è una picciare, che ti obbligano a papà, ti sa come va per te. Non conosce femma, che ancora così giovane, non posso dire l'acqua, ma che non mi parire, con un braccio a tua mamma, non può scemo vincere, dillo tutta la verità, la mamma non può capire, ma